grazie professor Zanchini per l'invito a le preferenze, in particolare al dottoressa Morelli. Diciamo, questo libro è bellissimo di cose. Io seguirò una traccia storica della critica d'arte, va bene? Insomma, non appunto, ho cercato di fare il mio compito perché questo libro meriterebbe, diciamo, una discussione molto ampia. Nel suo sviluppo storico l'arte ha sempre proceduto contemporaneamente in direzioni, il riferimento al passato e il costante tentativo di superare il passato, questo sia a livello di modelli anche figurativi. L'arte non è mai esclusivamente rivoluzionaria, non è mai nemmeno esclusivamente tradizionalista, potremmo dire. Anche in presenza di artisti che paiono staccati completamente dalla tradizione, paiono, no? Con l'uso del termine. Picasso e Kandinsky, è possibile ricostruire una linea genealogica che va intorno ai secoli. L'arte contemporanea si è espressamente rivolta alla tradizione figurativa anche per superare l'essenza avanguardia. Nel caso della metafisica, del ritorno all'ordine, della nuova oggettività, prima di Nazarè e per i Raffaelliti. Potremmo anche riprendere a questo riguardo il pensiero di Roberto Longhi che antichi cita nel nono capitolo del suo volume, proposte per una critica d'arte del 50, le immagini si comprendono solo in rapporto ad altre immagini della storia dell'arte. Questo per quanto riguarda qui, si parla non solo del rapporto delle immagini ad altre immagini, ma proprio alle radici, a temi più profondi che riguardano il sacro, l'antico, eccetera. Questo libro racconta ciò che accade nella cultura italiana del dopoguerra e di questa sopravvivenza della cultura italiana dopo la prima e la seconda guerra mondiale, in tali rapporti tra lo Stato, diciamo, tra la nazione, la cultura, la Chiesa e la cultura laica, che è quello che poi, diciamo, si chiama storia anche civile. Infatti, in primo capitolo, l'iconoclasmo, iconoplasma, iconodulia, si apre con una frase che secondo me è molto bella, molto calzante con gli Insotti, tratta da chi dice l'angelo 60, lo dico anche per chi ci ascolta, quando si faccia, come pur si deve fare, il calcolo di quanto del passato, prossimo, remoto, permane, e poi entrare nel gioco, bisogna, credo, rinunciare all'illusione che la tradizione laica abbia radici ininterrotte profonde nella storia della cultura italiana. Soprattutto bisogna accettare il fatto che questa storia, per più secoli inseparabile, così per la sua grandezza come per la sua miseria, non per l'uno o l'altra soltanto, dalla presenza attiva e responsabile della Chiesa. Tutti gli autori, gli scrittori, i critici, gli artisti di cui parla questo libro, pur nella loro diversità di impostazione ideologica, hanno tutti questo forte rapporto. Cercano proprio questo rapporto per un interesse per la vita cristiana, per lo spirituale, per i rapporti fra altre religioni. Si chiamano Emerson, De Chirico, Gobetti, Persico, Carlo Levi, Pasolini, De Martino, Murri, Fontana, Carlo Levi, li abbiamo sentiti, ma molti di essi hanno anche un forte interesse per Cile. Scoprire, per esempio, un bel militante credo sia molto, molto interessante. Questo poi magari lo dirò. E naturalmente un libro ambizioso che nasce da conoscenze molto profonde che il professor Dantini ha sull'arte contemporanea nelle sue ricerche degli anni. Ho sentito anche una bella intervista del professor Dantini e diciamo, all'apertura di questa intervista che è stata fatta poche sere fa, diciamo, un altro aspetto che lui ha detto in questa intervista è stato che c'era una parte. Questo momento focalizza una differenza tra quello che è un presente, diciamo, storico, forse modesto, con quella che è poi invece la straordinaria, forse millenaria tradizione italiana dal punto di vista dell'arte. Questo è quello che poi in qualche modo stride e porta comunque questi concetti ad essere interessanti, no? Questa l'eccezionalità della cultura italiana è chiaro che chiunque, diciamo, si trovi a dover fare i conti con questa tradizione millenaria non può che, diciamo, non prenderla in considerazione. Critici e artisti non vogliono in qualche modo staccarsi da questa tradizione. Infatti, i due temi che attraversano proprio il libro sono proprio questo: il rapporto del contemporaneo con l'arte sacra e il rapporto del contemporaneo con l'antico. Perché per molto tempo si è visto il secondo dopoguerra come una tabula rasa riguardo al sentimento religioso e
ricordo quando è stato citato in questa bellissima intervista, ci sono delle opere di artisti come Fontana, lui, che si uniscono subito a questo discorso di una tabula rasa dell'arte contemporanea rispetto al sacro, Fine di Dio, Fontana, per esempio, e ovviamente Burri di Sanzio per Ravenna. Fontana nel 63, quando conosciuto per rispettare i suoi buchi, sperimenta questa nuova serie che chiama Concerto Spaziale, La Fine di Dio, riflette posto in realtà dell'arte sacra italiana. Sono 38 grandi opere realizzate su grandi telai ovali della stessa dimensione, si distinguono per la costellazione, per le costellazioni di buchi, squarci e graffiti, che in alcuni casi interessano solo parte della tela monocroma, in altri casi ne caratterizzano tutta la superficie, che poi è ricoperta di colore anche di musselina. Dio è invisibile, Dio è inconcepibile. Dunque, oggi un artista non può presentare Dio su una poltrona col mondo in mano, la barba. Ed allora ecco che anche le religioni devono aggiornarsi con le scoperte della scienza. In un'intervista del 63 a Carlo Cisventi, Fontana dice che queste opere significano per lui l'infinito, la cosa inconcepibile, la fine della figurazione, il principio del mito. Il Dio quindi vuole dimostrare che c'è una tradizione, una memoria storica, che quindi c'è qualcosa che permane dietro anche all'avanguardia, alle culture. Quindi si spiega, si capisce con questa anche tradizione forte il tornare verso questa tradizione. Ecco, ritorno ovviamente in questo libro anche periodo che l'autore ha già trattato, un bellissimo testo, d'Italia fra le due guerre, dell'arte, storia dell'arte, storia da lui curato, che si è tenuto alla stampa straniera nel 18, gli atti sono stati pubblicati nel 19. Ecco, iconoclasmo, questa parola. Io vorrei adesso riflettere su alcuni concetti tecnici. Iconoclasmo è un termine del quale abbiamo già detto, lui apre questo primo capitolo che è anche un'introduzione, che in qualche modo colpisce, perché normalmente noi possiamo pensare a questo concetto del libro del 500, 600, più che all'arte contemporanea, invece appunto il libro vuole essere proprio una ricognizione su questa realtà figurativa cristiana del primo e del secondo novecento. Non però dove ce l'aspetteremo, come dice l'autore, nell'iconografia consueta in qualche modo, ma in tutto ciò in cui si ritiene che l'arte deve rimanere proprio un saggio, una storia coraggiosa, per cui specifica poi Dantini che ha ragione, che una tradizione che uno può aderire a una tradizione figurativa senza essere necessariamente cattolico, viceversa, può essere e di fede cattolica. Ecco, ma perché allora parlare di storia civile se si parla di iconoclasmo? Perché il discorso sull'arte è un discorso molto vicino alla storia della civiltà. Nel medesimo capitolo già si parla di un aspetto che riporta la storia civile e viene riportato un articolo pubblicato, io so degli spunti che ho preso da questo testo, un articolo che è pubblicato da Berenson su Corriere della Sera del 54, lui diventa collaboratore del Corriere della Sera, Achillante, nella quale afferma che gli artisti e gli scrittori che se ne occupano, in quanto storici o critici, tendono, quindi parla di storici critici e tanti, tendono a ignorare l'esistenza del pubblico. Praticamente io non conoscevo questo articolo, mi è interessato moltissimo, mi ha colpito moltissimo, perché lui era un intellettuale che si mette al servizio del pubblico, che tende a contribuire all'avanzamento della società civile, dunque tornare all'arte anche civile, e quindi deve riguardare l'intera comunità. E da qui verranno poi le critiche anche a Picasso, perché è un artista che in qualche modo non tutto ricorda questa umanità. E questo magari lo dirò un pochino più avanti. Tema del Picasso, prima modernista e poi conservatore, però anche su questo vorrei tornare a delle così, in qualche modo, anche anticipazioni di antimodernismo che ritroveremo poi anche negli artisti, per esempio anche in Guttuso. C'è un bellissimo capitolo dedicato proprio a Berenson, questo è uno dei temi di Dantini,
Stella americano nella procultura italiana tra primo e secondo Novecento. E anche qui si apre, mi piacciono moltissimo queste frasi, con una frase di Nina Ruffini tratta da Beres e la politica del 59, nella quale diciamo, si riporta quello che pensavano gli insegnanti di Beres, che lo dipingevano come un uomo del Rinascimento, mentre lui si definiva un uomo di comunicazione. Lo vedeva più sulla scia di Andrea Sperelli, che lo vedevo nel ruolo che lui aveva. Questi interessi modernisti, che sono molto forti, per Matisse, per Picasso, poi abbiamo sentito, diciamo, in qualche modo hanno un ritorno indietro. Forse sono molto indagati, questo lo dice bene Dantini, molti rapporti di Beres con la con Maurizio Nis, con la critica italiana, con il livello di lui, Roberto Longhi. E invece qui un aspetto che interessa molto è il tema della mostra picassiana, della luce picassiana del 1953, una tenutasi a Roma, a Milano, richiamata da un intervento molto interessante di Soffici, cioè nel 12. Benson si guadagna in questo momento in Italia l'immagine di uomo pubblico. Questo veramente mi ha molto molto colpito e Dantini sviluppa questo tema dell'eredità civile, soprattutto perché nel dopo il 10 c'è questo tornare indietro, nonostante che c'è sempre un tentativo da parte, diciamo, di vari schieramenti di diciamo, delle battaglie varie moderniste. Lui stesso ammette di essere un po' in impasse quando cita Dantini in Dea Lupo, in questi anni Benson compare molto sia nella lista dei classici che in Dea Lupo fondate, dirette da Oietti. Qui un altro aspetto che è molto interessante, Dantini cerca di dare una definizione. Poi quella che molto spesso io ho anche con le idee di distinzione tra storia dell'arte e storia della letteratura, qual è la differenza? Se si può fare una differenza tra i disciplini, se c'è una, in qualche modo una, ovviamente una separazione possibile, ci sono molte, troppe, tante, diciamo, connessioni tra le discipline, ma la storia dell'arte è quella che dovrebbe in teoria occuparsi dell'arte. In qualche modo del secondo novecento e anche dell'attualità, potrebbe essere una più implementata giudizio, l'altra attraverso la parte storica e in qualche modo formativa. Vi dicevo una premessa, queste mostre su Picasso sono questo articolo di Soffici, che viene pubblicato sulla Voce del 12, commentario del Louvre. Che cosa gli rimprovera che con la sua tattili lui ha una grande comprensione del ruolo costruttivo che ha il colore dell'arte e in qualche modo suggerisce, se vogliamo, anche una pista effettivamente anche a loro per attaccare lo stesso Benson. Lo vede effettivamente come un fattore, faccia pure chiedere che forti posso fare come, diciamo, le partiture di quel grande musicista contemporaneo, date la citazione non mi viene, che comunque stava stessa forma. Bravo, Cage, appunto la spartizione dei fascicoli. Soffici vede bene, insomma, che un stimatore del disegno, del modellato, è stato ovviamente quasi come fosse indifferente. Benson in questi anni torna in tantissimi contributi, mi è piaciuta molto questa parte dedicata a valori plastici, ci sono, diciamo, anche i suoi difensori, no? Che ne tracciano un profilo. E poi a un certo momento interessante che in un articolo di Soffici sulla cultura giapponese del 20, diciamo, Soffici si trova a difendere l'arte realista cristiana contro il gusto internazionale e in qualche modo
quel punto si riaggancia USA, Benson con i vigilantini contro Benson, perché in qualche modo confronta, le mette a confronto il tema della composizione spaziale, che era prevalente, che deve essere qualità di tempo, insomma, di Lorenza, invece con la monografia di Carla Sassetta nel 1903, il resto come non interpretare Sassetta, che diciamo è una chiave anche più spirituale, più, se vogliamo, linearista, in qualche modo, diciamo, utilizzando anche il tema di un'arte occidentale, dice il nostro Soffici, che è troppo concentrato sui corpi rispetto invece alla spiritualità di un'arte, diciamo, dell'arte orientale, del buddismo, comunque in generale dell'arte giapponese. Benson collabora anche alla rivista di Uroietti con molti contributi molto importanti sull'arte senese del 300, l'arte fiorentina, le senese del 400, l'arte veneta, l'arte lombarda, l'arte ferrarese. Si configura come un connoisseur in questa rivista, nonostante le differenze, che qui Benson ha più interesse per il 400 e meno per il 500 e il 600, entrambi hanno a cuore il tema dell'arte del rapporto con il pubblico, un tema aperto. Abbiamo visto Benson militante. E eccoci arrivati quindi al tema delle due mostre su Picasso, quasi non possiamo dire identiche in realtà, una la Gamma di Roma, l'altra Palazzo Reale, la Sala di Milano, in quella di Milano però ci sono le grandi differenze, Guernica, il Massacro di Corea e le opere anteriori e 20. Questi sono gli anni nei quali Picasso c'è un grande scontro tra i serialisti, in realtà la mostra che non produce, perché Leonardo Bertoni pubblica, diciamo, fa l'introduzione della mostra di Roma, e invece Franco Russo, che è più vicino ai realisti, diciamo che invece Leonardo Bertoni è più vicino agli astrattisti, cura il catalogo della mostra milanese. Ecco, c'è una... due minuti, sto finendo. Benson pubblica su Corriere della Sera, questa è la parte prevalente, la sua recensione, ha visto entrambe le mostre, e dopo il 10, quando inizialmente invece apprezzava il Picasso, perché lo vedeva come l'incarnazione delle forze positive e negative dell'Europa, comincia a polemizzare contro Guttuso, contro Longhi, che sa il realismo di Caravaggio. Dice: ho passato 70 anni a studiare, 70 anni, 70 secoli della storia dell'arte, e Picasso, diciamo, è tolto per Benson di in qualche modo sacrificare la propria leggenda, di concedere che il culto all'arte. Mi fa critiche anche su questi dipinti, il Massacro di Corea, Guernica, questi corpi di vicinità, vedi come in qualche modo un prete va in prova sulla greca, con inserzioni nella pittura del 3-400, che non con la morte, con la strada, il Camposanto, però gli conosce di essere un grande distintore di Celsi. Ecco, gli ultimi due punti sono veramente dei punti. Mi è piaciuta molto la parte del ruolo che viene dato a valori plastici di questa rivista, che diventa un modello di modernità di Carla, audace e ambivalente, che ospita tantissimi contributi. Diciamo, si inserisce nella discussione europea post-bellica, proponendo un nuovo classicismo. Quindi, eventualmente, lui non sa quanto il futuro del classico, e soprattutto cerca di riportare. Tema poi che viene affrontato nel capitolo 2, il rapporto dell'Italia e della Germania con valori plastici. In qualche modo, pur non smentendo lo spirito latino, valori plastici cerca di affermare una severità che appartiene all'Italia e alla Germania, non appartiene alla Francia. Un po' come diceva il professor Borghese, questa dialettica, contrapposizione Francia contro l'Italia, contro la Francia, a favore della Germania, così via. Però poi ci sono molti temi, come tradizioni, nazioni, civiltà sulla quale si scontrano, sia coloro che sono a favore della Germania che coloro sono contro. Poi c'è il tema poi del ruolo dell'arte tedesca, Böckling, Klinger, della fatalità geografica per cui l'Italia solo poteva nascere un movimento metafisico, e mi è piaciuto bellissimo quel saggio stupendo dedicato da De Chirico a Raffaello, l'eterna solidità e l'immutabile apparenza di Raffaello.
alla metafisica. Poi c'è un capitolo molto interessante sul surrealismo e su questa fortuna, sfortuna del surrealismo, l'idealismo crociano, ma in realtà poi questa diciamo, presenza creativa. È bella anche la parte su Carla Ronzi, autoritario, e l'incrocio tra queste in qualche modo tre figure, la Ronzi, Pino Pascali, Niccolò Zamponi, poi di copertina di Pascali. L'ultima cosa che volevo dire, che era di perdono, mi è piaciuta moltissimo una pellice dedicata a Oswald Spengler, i suoi rapporti, i primi alimenti con valori plastici, dove viene pubblicato questo bellissimo saggio di colori, lui era noto grazie a una recensione di Guarino, un dolce, che aveva diciamo, in qualche modo criticato fortemente diciamo, il testo del 18. Aveva etichettato come dilettante, però dal metodo storico. Invece, in questo caso, Spengler viene ripreso in questa, diciamo, sul sacro valori plastici perché? Perché in qualche modo questa esaltazione del colore appare quindi in qualche modo come interprete della tradizione figurativa europea, in particolare o quella tradizione figurativa e poi esce. Si sente anche una forte poi latini, che studiava il Rinascimento anche lui, no? E Bersaglio e ovviamente Kandinsky, che esalta invece la piena autonomia del colore. Questo saggio segna e disegna insieme nel verde e nell'azzurro un'unità storico-culturale che va dal 200 fino al 700, da Giotto fino a Watteau. Naturalmente il punto di partenza è per cercare di dare anche questo vedere in assenza. Ci sarebbero molte cose, spero di aver dato un senso, diciamo, con la mia cultura che si parte a questi elementi che effettivamente connotano questo libro, che fanno capire come questa tradizione sia imprescindibile, sia perché sia perché io credo quasi contraddizione, ci vede in qualche modo chi ama il moderno, l'avanguardia, che poi è attratto fatalmente dalla propria tradizione, quindi un po' in qualche modo sia che sia critico, sia che sia artista, non in qualche modo diciamo considerarla. Dunque, secondo me, Michele fa benissimo a andare indietro e diciamo a spostare questo discorso più, diciamo, anche verso recuperarlo tutta una tradizione partire da un processo per se stesso. Mentre questo è un po' di tra le cose che sono